Ciao ragazze, il make-up di oggi è pensato per tutte coloro che ad Halloween non hanno voglia di pasticciare troppo il loro viso e hanno invece intenzione di restare ugualmente al loro modo carine. E quindi iniziamo subito. Le lenti a contatto che indosso mi sono state gentilmente inviate da pinkyparadise.com. Hanno la validità di un anno se ovviamente trattate e conservate con cura. Ho già preparato la mia base applicando il mio fondotinta e passo subito al correttore. Io uso questo qui di Neve Cosmetics nascondino che stendo con l'aiuto di un pennello sulle mie occhiaie. Come primer uso il Soft Ocre di MAC, ne basta davvero pochissimo per poter far durare il vostro make-up davvero a lungo. Dalla palette di Blush Professional inizio con questo color caramello che stendo su tutta la palpebra mobile sfumandolo sino alla piega dell'occhio con un pennello da sfumatura molto paffuto. Con un pennello più piccolo da precisione a penna vado poi a stenderlo anche sulla palpebra inferiore. Faccio un mix poi tra un panna e un grigio perla e li stendo sotto l'arcata sopraccigliare. Dalla Nude Tude di The Balm uso invece Sassy, che è un bordeaux molto scuro, lo uso bagnato applicandolo sulla palpebra mobile e poi con un pennello da sfumatura lo applico invece asciutto sempre sulla palpebra mobile andandolo a sfumare verso la piega dell'occhio. Faccio poi lo stesso procedimento nella palpebra inferiore al centro. Con una matita rossa vado a delineare la rima interna dell'occhio, rendendo lo sguardo ancora più sanguinoso. E per il momento con gli occhi mi fermo e passo al viso. Inizio subito con l'illuminante che vado ad applicare subito sotto le mie occhiaie, sul naso, sul mento e sull'arco di Cupido. Sfumo con un pennello. E vado a fissare tutto con la cipria in polvere libera di COST. E torniamo agli occhi. Delle piccole venuzze che vado a realizzare con un pennello da eyeliner e senza essere troppo precisa, come se disegnassi dei piccoli rametti. E ho usato lo stesso ombretto della The Balm di poco fa. Come vedete è davvero semplicissimo, non bisogna essere dei grandi artisti per poterlo fare, quindi è veramente alla portata di tutti. Non contenta, però decido di dare qualche sfumatura in più e quindi sempre dalla palette di Blush Professional faccio un mix tra dei verdi e dei viola di modo da andare a creare delle sfumature più realistiche a queste venuzze. Con il rosso della stessa palette vado invece ad illuminare il mio angolo interno, no sto scherzando, però sì. Praticamente lo uso proprio come un illuminante, applicandolo proprio all'angolo interno. E finalmente ecco che vado a ridisegnare le mie sopracciglia, non riuscivo più a guardarle così. Sono davvero sfigatissime, lo so, ma che ci vogliamo fare? Con il pennello che avevo usato per il correttore vado a tamponare con dei piccoli colpetti sulle venuzze di modo da sfumarle un pochino e quindi dare un effetto un po' più naturale. Per quanto riguarda il contouring, uso semplicemente delle polveri e lo faccio molto molto accentuato di modo da rendere il mio viso tanto spigoloso.
passiamo alle labbra. Ho usato davvero tanti prodotti sulle labbra. Inizio col disegnarne i bordi con una matita color porpora e vado poi anche a riempirle. Con una matita nera vado a ridelineare i bordi e a scurire le parti più esterne e con un rossetto di Kiko, il 914 della linea Smart Lipstick che io amo, vado invece a sfumare la parte centrale delle mie labbra. Ovviamente non poteva mancare il sangue finto, un piccolo tocco che sfumo giusto agli angoli, e ho provato anche ad usare i denti, ma no, erano troppo scomodi, meglio senza. Ecco qui che il look è terminato. Spero come sempre che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un pollice in su o in giù. E ci vediamo al prossimo video. Un bacio.